non l'ho trovato. Senese. Sì. Tagliare. Tagliare. Tucci. Uccioli. Antonio, di persone che ti aspettano. Eh sì, eh. E ti sei presenti, la seduta è valida. Buonasera a tutti. Siamo la seduta di consiglio, ci sono cittadini che parlare. Passiamo quindi alle mozioni di interrogazione da parte dei consiglieri, dei presidenti, la parola alla consigliera Zaro. Sì, grazie, buonasera. Presento una mozione che spero poi raccolga le firme per diventare urgente. L'oggetto è linee di superficie ATM. Considerato ormai la prossima apertura di una nuova stazione dell'MM5 Garibaldi Isola, che permetteranno di ridurre notevolmente i tempi di percorrenza dalla periferia verso il centro città e verso importanti servizi come ad esempio la stazione Porta Garibaldi, verificato che l'uso del mezzo pubblico deve essere incrementato se si vuole rendere la città più vivibile. I mezzi di superficie mettono in comunicazione i quartieri tra loro e sono utilizzati durante tutto l'arco della giornata da diverse categorie di persone. Constatato che, a differenza di quanto comunicato, le modifiche dei percorsi delle linee di superficie partiranno dal giorno 1 marzo, si chiede di aprire un confronto con l'assessorato competente con ATM il prima possibile, al fine di coinvolgere, come peraltro concordato, la zona e la cittadinanza nel riordino dei percorsi delle linee di superficie coinvolte dalle modifiche. Grazie. Grazie consigliera Pizzau. Prima di dare la parola al presidente Quattrogiochi, iniziamo questa seduta con l'ennesima richiesta cortese di garantire un minimo di silenzio, perché questo brusio in sottofondo è particolarmente fastidioso, non si riescono a sentire gli interventi dei consiglieri. Spero di non dover passare tutta la seduta di consiglio con questa litania, sarebbe abbastanza fastidiosa. Registrala, fai prima. Presidente, magari se tacete vi darei di dire, non credo che lo devo registrare. Presidente Quattrogiochi. Sì, abbiamo partecipato come consiglio di zona in modo molto attivo in questi giorni, in collaborazione con Baruffi, il gabinetto del sindaco, e l'assessorato Maran, per quanto riguarda tutta la questione dell'inaugurazione della metrolina. Qua ci sono tutta una serie di spillette che, se volete, sono a vostra disposizione e sono offerte da Metro 5 come gadget distribuiti in questo percorso di zona, arriveranno domani in programma a livello mediatico. Sicuramente un momento importante sarà tra le altre tantissime attività che si svolgeranno sull'isola dei Baldi, saranno le 7 di sera, quando ci sarà l'effettiva inaugurazione della metropolitana. C'è un ritrovo in Garibaldi, in presso via Ferrari in Corso Como, ricordo, alle 18.45, e quindi tutti i consigli di zona, i consigli comunali, gli assessori sono invitati a partecipare. Ripeto, 18.45, ingresso via Ferrari con suo comune, 18.45, credo. Poi si va si deve mandare, questo è arrivato, a GS Ufficio UF Cerimoniale @comune.milano.it o telefonare, se vi interessa, allo 02 884 50 012. Sono i due riferimenti per registrarsi, per poter accedere appunto a questo al debutto della MM5 per Garibaldi Isola. Si parte da Garibaldi, si esce all'isola, alle 18.45, e lì ci sarà un rinfresco, musica e quant'altro su via Volturno, e poi c'è il ritorno in Garibaldi. In quell'occasione ci saranno tutta una serie
di attività su Piazza Garavetti, che diventerà una piazza centrale, oltre che la Via Bussa, oltre a Vittorio Colonna, oltre l'isola, Via Pastrello, eccetera, con numerosissimi avvenimenti, eventi fatti dalla Stecca, da Nuova Stecca, dalle associazioni di carattere di intorno a Nuova Stecca, da Teatro Verde del Burato, abbiamo Ciclopi, abbiamo Morris e Peak, abbiamo tantissime attività per due giorni, per corso partecipato del Bussa, insomma ci sono tantissime, ci sono tantissime attività che troverete sul sito, se volete c'è un aggiornamento su www.metro-5.com se vi interessa, e lì troverete tutto il programma aggiornatissimo, con gli orari e quant'altro. Ripeto, però il momento centrale sarà anche con la presenza del sindaco, degli assessori, credo anche di numerosi consiglieri comunali, sarà appunto alle 7 presso la metropolitana Garibaldi, 18.45. Per finire ci sarà una grande iniziativa su Veronica, con il Gatablo, che è una gruppo di danza acrobatica che è molto molto grande, sono molto bravi. Grazie Presidente Quattrociocchi, volevo dare, avete già ricevuto via mail questa comunicazione, la formalizziamo in consiglio, avrete letto che dalla mail appunto che vi ho inviato nel tardo pomeriggio, che il 21 febbraio MMSPA ha pubblicato il bando di gara relativo alla realizzazione della rotonda di via Vincenzo da Seregno a Stesani, che noi tutti ormai conosciamo a memoria, il termine per la presentazione dell'offerta è il 25 di marzo. Come vi ricorderete, il progetto ha avuto uno stanziamento di 1.845.000 euro e prevede una serie di lavori, oltre alla sistemazione, alla realizzazione della rotonda definitiva, anche la pista ciclabile, l'alberatura, i posti auto, la sistemazione dei parcheggi di via Iseo, la riqualificazione del sottopasso parallelo a Rubicone, alla via Rubicone. I lavori dovrebbero venire aggiudicati, usiamo il condizionale sempre, diciamo così, per cautela, venire aggiudicati in aprile per iniziare in estate, e la durata dei lavori è prevista per 180 giorni. Come di consueto, come consiglio di zona, monitoreremo perché i tempi vengano rispettati. Presidente Simi. Grazie, buonasera. Io vorrei semplicemente aggiungere alla questione M5 quello che sono gli effetti collaterali dell'apertura della metropolitana, di questo tratto di metropolitana, in quanto ATM, in maniera differente da quanto concordato un mese fa, ha deciso di attuare la modifica delle linee di superficie in contemporanea all'apertura della linea di metropolitana, senza aspettare, come si dice, un minimo di verifiche di approfondimento relativamente ai percorsi proposti, come avevo già anticipato sempre in questo consiglio e anche in commissione, in quanto ritengo che ci possano essere dei problemi alle modifiche proposte da TM relativamente alla limitazione o soppressione di linee di superficie. Mi riferisco, così do un quadro completo della questione, da una parte alla modifica delle linee tranviarie, che sono fondamentalmente la limitazione della linea 7 del tram in Piazzale Lagosta, quindi il tram linea 7 che proviene da Viale Monza e passando per la Bicocca lungo Viale Fulvio Testi e Viale Zara terminerà la corsa in Piazzale Lagosta e tornerà indietro. Viceversa, viene prolungato la linea tranviaria numero 33 che venendo da Lambrate, rimembranza di Lambrate, facendo Tunisia, Viale Tunisia, Regina Giovanna, farebbe via Lazzaretto, Bastione di Porta Venezia, Piazzale della Repubblica, via Montesanto, viene riattivata in questi giorni, stiamo facendo le prove, via Rosales, quindi via Ferrari, il ponte di via Farini, via Ugo Bassi, facendo capolinea anche lui
in piazzale Lagosta. Quindi il tram numero 33 collegherà a sud della stazione Garibaldi il quartiere dell'isola. Questi sono, diciamo così, le due modifiche significative relative ai tram. Per quanto riguarda invece le linee automobilistiche, la linea numero 60, che ad oggi fa capolinea in stazione centrale provenendo dal centro storico, fondamentalmente passa davanti al tribunale, quindi corso 22 marzo, poi gira verso via Plinio, fa via Vitruvio e arriva in stazione centrale. Proseguirà lungo la via Galvani, la via Pola, arriverà in piazzale Lagosta, Segrino, e farà capolinea in Zara, in viale Zara, angolo via Stelvio. Viceversa, verranno limitate le corse della linea numero 82 in piazzale Maciachini, con capolinea, da quello che ho inizialmente doveva essere in viale Pontina, invece sembra che il capolinea sia ancora in viale Jenner di fronte alla Mapei. Comunque è un dettaglio. In pratica la linea 82, venendo da Bovisa, Dergano, farebbe via Jenner, quando arrivi in Maciachini gira in via Menabrea, via Farini, attraversa l'incrocio con Stelvio e poi gira a destra in via Pontina, ritornando da via Valtellina e quindi proseguendo verso Bovisa ed Ergano. La modifica più significativa è quella della linea numero 70, che verrà limitata a piazzale Maciachini rispetto al percorso attuale, venendo dal cimitero di Bruzzano, girerà in via Le Marche fino ad arrivare al capolinea, dove fa capolinea anche la linea 60 che dicevo prima, in via Zara, in viale Zara, angolo via Stelvio. Il ritorno lo fa in via Stelvio, girando poi anche lei in via Valtelline, quindi piazza Maciachini, riprendendo il percorso originario. Queste sono le modifiche più significative. In realtà queste ultime due modifiche modificano sostanzialmente il servizio di superficie rispetto all'attuale, imponendo all'utente un cambio di mezzo pubblico in Maciachini, sia provenendo da Dergano Bovisa, sia provenendo da Affori Bruzzano, ovvero l'unico mezzo che raggiunge il centro storico della città dal nostro quartiere è il tram numero 4, linea 4. Questo è... Sì, però il 2 bisogna proseguire. Con la 82 si può prendere il 2, ma con la 70 che gira in via Le Marche non si può prendere il 2, per cui l'unica linea di superficie che rimane è il tram numero 4. Questo non solo può creare problemi agli utenti che vengono dalla città, dai quartieri periferici, ma soprattutto sottolineando il fatto che la linea 70 è la linea che serve il cimitero di Bruzzano. Di fatto il cimitero di Bruzzano perde un collegamento diretto con il centro città, cioè gli utenti del cimitero di Bruzzano, prevalentemente categorie anziane, dovranno necessariamente, per arrivare al cimitero di Bruzzano, cambiare a Maciachini, per esempio, o in un altro punto. E questo effettivamente è un problema. Già adesso la linea 70, che fa capolinea in Porta Volta, ha ridotto la sua percorrenza, perché originariamente la linea 70 partiva da Piazza Castello e quindi partiva dal centro vero e proprio della città, e man mano che andava verso la periferia caricava gli utenti del cimitero. Questo effettivamente può diventare un problema. Noi abbiamo formalmente richiesto un incontro, come avevo già annunciato più volte, con ATM, col Comune, con AMAT, su queste tematiche e sulle altre, quelle relative alle altre problematiche che abbiamo sulle linee di superficie. Sto aspettando una conferma, perché
Io mi auguravo di avere il 10 di questo, del mese prossimo, quindi il 10 di marzo, lunedì, un incontro con loro, mi auguro di poterlo confermare, eventualmente lo passeremo al lunedì successivo se non riusciamo a fare questo. Io sto spingendo affinché si possa fare questa commissione aperta e soprattutto coinvolte le istituzioni, proprio perché queste problematiche sono molto importanti e molto sentite. Ho sentito prima l'intervento della consigliera Mizzao con la sua mozione, che va effettivamente a toccare uno degli argomenti problematici di questa grande modifica. Io mi auguro che nonostante tutto sabato prossimo si possa aprire la linea 5 senza andare a penalizzare il trasporto pubblico di superficie, che non merita certo una sua penalizzazione. Grazie. Presidente Meroni. Grazie Presidente. Prima di dare una comunicazione della Croce Viola, che poi vi dirò, volevo ringraziare veramente di cuore tutti quanti per la partecipazione e di conforto che ci avete dato, consigliere e consiglieri, presidente, direttore di settore e tutti i colleghi del consiglio di zona. È stato veramente toccante per noi, e vi ringraziamo anche da parte di mia moglie, perché è stato un momento di conforto molto molto grande. Grazie. Poi volevo relazionarvi su il corso di introduzione al primo soccorso della Croce Viola, che è partito e ci stanno relazionando sul successo che hanno avuto, insperato anche da parte loro, perché nella prima parte del mese di febbraio hanno partecipato attivamente alle lezioni 30 persone su 40 iscritti. Hanno inoltre già delle iscrizioni per il secondo step del mese di aprile per 54 iscritti, per cui anche loro sono rimasti veramente soddisfatti di questa iniziativa e ci chiedono se possiamo spostare il corso dalla loro sede in un posto istituzionale un po' più grosso, perché non riescono a contenere tutti nella loro sede, che è piuttosto piccola. Quindi ci attiveremo per trovare una soluzione che li possa soddisfare. Comunque è una iniziativa che veramente, con i tempi che corrono, con quello che succede sulle strade, forse vale la pena di implementare ancora questi tipi di corsi. Grazie. Presidente Motta. Sì, grazie Presidente. Solo per segnalare che martedì avremo un'importante commissione ambiente per delineare le priorità degli interventi di manutenzione straordinaria. Nella giornata di domani vi farò avere l'elenco completo, perché se vi ricordate l'altra volta abbiamo visto una prima bozza che era priva di stime di costo. Ora me le hanno fornite, sono stime parametriche ovviamente, cioè calcolate in base alla metratura lineare delle inferriate da fare su degli standard, su valori standard. Poi ovviamente la progettazione potrebbe rivedere, di solito non molto, non si discostano molto, più facilmente al ribasso, perché poi viene assegnata una se è assegnato con bando, vengono con l'appalto, di solito ottengono degli sconti significativi. Comunque le cifre, ve le ricordo, ve lo dico in anticipo, sono parametriche, sono indicative, danno un'idea di massima. E per quel che riguarda l'intervento su Villa Litta, l'ingresso è rimasto ancora, perché non sono ancora pronte le cifre corrette, il valore di circa 45.000 euro, e sono andati un po' in eccesso, perché io vi dicevo 40, ma non era ancora la cifra definitiva, e comunque adesso viene riportata una cifra di 45.000 euro nel prospetto. Quindi nella giornata di domani cerco di farvelo avere. Nel frattempo chiedo a voi di individuare su queste indicazioni di priorità, tenendo presente che la lista è stata integrata con quanto pervenuto al settore centrale, perché non arrivano solo segnalazioni a noi o al settore, ma anche
in assessorato e quindi avendo fatto l'incontro con gli assessori sul tema ci è stata data la lista completa e aggiornata e le priorità indicate anche dall'assessorato come le loro priorità, che però sono indicative, non ci dettano e obbligano in nulla. L'unica cosa che magari potrebbero esserci delle priorità di tipo tecnico, una in particolare poi ve la segnalerò martedì, per cui queste probabilmente non ci danno molta possibilità di rimandare l'intervento. Comunque vi ricordo allora di venire abbastanza preparati perché l'assessorato chiede una risposta anche non attraverso la delibera, ma anticipata il più possibile entro la prima decade di marzo. Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente, buonasera colleghi. Allora, sono a presentare 5 segnalazioni, sono relative a delle anomalie riscontrate sui quartieri, quindi velocemente. Uno riguarda la presenza di un blocco di cemento vicino alle rotelle del tram in Viale Cagranda, all'altezza del civico 14. È possibile che questo sia rimasto, sono le basi dei pali della segnaletica, probabilmente è stato o divelto o comunque è stato appoggiato in una posizione un po' pericolosa perché da lì passa il tram. Altra invece è un giardinetto in via Jolly, lato Thomas Mann, dove ci sono dei residui ferrosi interrati, e probabilmente anche questi erano dei residui di basi di segnaletica o di altro, pericolose perché in quel giardino ci vanno i bimbi. Altra invece è un manto stradale nel controviale Fulvio Testi al civico 177, ci sono vistose buche e avvallamenti, si chiede ai settori di intervenire. Un'altra invece è un marciapiede di Viale Suzzani al civico 18, mi sono pervenute delle segnalazioni dei cittadini che chiedono l'intervento di manutenzione e la messa in sicurezza dell'area. Altra invece vicino a me, in via Asturi e Viale Suzzani, sono dei marciapiedi probabilmente da poco tempo sono stati fatti dei lavori, degli interventi o all'acqua, al gas, e quindi è già un mesetto che i marciapiedi sono disconnessi e urgono una manutenzione e una messa in sicurezza, proprio perché da lì poi passano i bimbi che vanno anche a scuola. Grazie. Vicepresidente Lo Consolo. Grazie Presidente. Devo fare alcune segnalazioni, relazionare al Consiglio di alcune situazioni. Innanzitutto è stato licenziato il regolamento delle commissioni mensa, vi invierò la copia con allegato le osservazioni che sono state recepite dalle osservazioni fatte da tutte le 9 zone. Oggi si è tenuto il consiglio della unità educativa 71 di cui io sono il delegato del consiglio, non sono emersi problemi particolari ma i genitori stanno lavorando per fondare il comitato genitori e il consiglio scuola. Per quanto riguarda invece qualche giorno fa si è tenuto il DUC 25 aprile. Diciamo che l'argomento del contendere è quello della chiusura dei locali. L'area 25 aprile chiederebbe di poter tenere i locali aperti con gli stessi orari della zona Navigli, quindi 2 di notte all'esterno, 3 di notte all'interno. Non è ancora naturalmente definito, cioè è stata interlocutoria. Per quanto invece riguarda la situazione delle perdite d'acqua presso la scuola Pavoni di via Crespi 40, oggi ho ricevuto segnalazioni dei consiglieri Codegoni e di Indovino. Il consigliere Indovino è stato così gentile da andare al posto mio a verificare di persona.
Ho segnalato nuovamente, perché la segnalazione era già partita 15 giorni fa e mi era stato detto che l'intervento era già stato effettuato. Adesso devo capire se mi è stata data un'informazione non veritiera, oppure se l'intervento è stato effettuato in modo parziale o non sufficientemente risolutivo. Comunque domani mattina uscirà direttamente la responsabile Mancuso e spero che a questo punto si troverà una soluzione, perché ci sono numerose infiltrazioni, ci sono le plafoniere in alcune parti piene d'acqua, è una situazione che sicuramente non va bene. Per finire volevo leggervi una brevissima dichiarazione. Gentili consiglieri, come sapete tengo il Consiglio costantemente aggiornato sul preoccupante livello di sessismo che caratterizza la vita pubblica italiana. Questa settimana il fondo è stato toccato, anzi si è iniziato a scavare, durante una trasmissione televisiva nella quale Vittorio Feltri, che dovrebbe essere in teoria un giornalista, ha definito in buona sostanza la giovane studentessa assassinata Meredith Kercher una ragazza facile, non molto appetibile, ragion per cui l'uomo condannato per il suo assassinio sarebbe innocente. Vi risparmio la citazione letterale da vomito che potrete tranquillamente trovare su Google. Mi auguro che questo personaggio venga citato in giudizio dalla famiglia della povera ragazza assassinata, alla quale va il mio pensiero solidale. Vorrei vivere in un paese dove a un personaggio così venga imposto l'ostracismo televisivo e giornalistico. Purtroppo so che non succederà. Grazie. Capogruppo Fede Pellone. Sì, grazie Presidente. Allora, sulla metropolitana M5, Lilla, tutto il cosa, siamo contenti, soddisfatti, almeno qualche cosa anche la Moratti l'ha fatta giusta, perché poi questa siamo partiti da questo aspetto qua e quindi parteciperemo volentieri con trasporto, visto che si tratta di ATM. Con trasporto. Leggo invece una mozione che presentiamo. Ci auguriamo che possa avere la disponibilità di essere votata anche da parte della maggioranza, perché si tratta di un problema importante e comune non soltanto neanche alla sola nostra zona, ma la nostra zona è particolarmente colpita. Si tratta dei problemi che riguardano i quartieri, la periferia, i teatri per ragazzi. La cultura rappresenta un'importantissima risorsa per la città come Milano, che soprattutto per le nuove generazioni e i bambini, frequentare i teatri e opere dal vivo può aprire la mente e limitare l'utilizzo ormai invasivo dei media e dei social network, che allontanano le nuove generazioni dal contatto reale e dallo sviluppo della fantasia. Considerato un periodo, le periferie stanno assistendo a un diminuire considerevole dell'offerta culturale dedicata ai giovani e ai ragazzi, mentre la Giunta Pisapia ha sempre proclamato a parole e nei programmi la massima attenzione per le periferie, per lo sviluppo della cultura, sia nelle scuole che negli spazi di aggregazione nei diversi quartieri milanesi. Rilevato che stiamo seguendo da anni in zona 9 la vicenda del Teatro dei Ragazzi del Buratto, che non riesce a trovare una sede fissa e la sistemazione nella realtà di Maciacchini o dell'ex Helding Cosmasina tarda a realizzarsi perché i bandi non sono mai attivati, e che nonostante i numerosi disagi fornisce comunque un eccellente servizio culturale per le giovani generazioni. Evidenziato che ancora più eclatante risulta la situazione della famosa compagnia teatrale dei Colla, che dal 1800 rappresenta nella nostra città il teatro delle marionette. Infatti in questa stagione teatrale non ha più una sede fissa e gira come nomadi, ospitata da tre teatri diversi, che il comune e l'assessore alla cultura abbiano anche negato di incontrarla, il responsabile della compagnia, che da 60 anni fa teatro in città e che sui giornali ha dichiarato di non essersi mai sentita così abbandonata dall'amministrazione comunale, nonostante la media di 25.000 spettatori in queste ultime stagioni. Il Consiglio di zona impegna il Presidente di zona a manifestare la propria solidarietà e vicinanza alle strutture teatrali che oggi sono in una situazione di difficoltà senza neanche una sede fissa. Ad invitare l'assessore alla cultura a spiegare in Consiglio di zona le sue politiche per la cultura delle periferie e soprattutto a sostenere i teatri di quartiere e per ragazzi. A sollecitare la realizzazione dei bandi per l'assegnazione dei spazi aggregativi in Maciacchini e Comasina. Infine, il Consiglio di zona invita la compagnia teatrale dei Colla a predisporre una rappresentazione del loro repertorio di marionette presso il nostro auditorium Cagranda.
l'abbiamo firmato in tanti, potrebbe essere un'idea per far venire qui l'assessore, farci spiegare queste cose e soprattutto invitare il Teatro delle Maionette Colla, che sono veramente una tradizione storica, a partecipare, visto che deve girare tre teatri, potrebbe venire anche nel nostro Teatro Cagranda a fare parte della propria rappresentazione. Grazie. Grazie capogruppo Fede Pellone. Consigliere Codegoni. Grazie Presidente. Gentil Presidente Simi, le presento una segnalazione avente per oggetto le strisce blu della sosta nelle vie Veglia, Lussin Piccolo, Largo Vulci. Grazie. Presidente Fregoni. Grazie Presidente, buonasera. Volevo fare una brevissima comunicazione in merito al fatto che la Commissione Casa del Consiglio Comunale di Milano ha chiesto un incontro alla neo direttrice di ALER, la dottoressa Sossi, rispetto a una serie di situazioni di degrado importante che si vive nelle case di proprietà di ALER, e la dottoressa Sossi continua a negare un appuntamento al Consiglio Comunale nella persona della Presidente Elena Buscemi della Commissione Casa. Abbiamo una serie di criticità importanti da affrontare per quanto riguarda le proprietà appunto di ALER, nelle quali il Comune di Milano non ha nessun titolo, competenza e come dire, obbligo di intervento. Quindi noi speriamo che la nuova direttrice possa incontrare il Consiglio Comunale, la Commissione Casa di Palazzo Marino e in questo caso mostrare maggior rispetto sia per il lavoro del Consiglio Comunale che per gli abitanti delle case popolari. È un argomento esplosivo, tutti lo sappiamo, e quindi non capiamo l'atteggiamento della neodirettrice Sossi. Grazie. Non ci sono altri interventi, passiamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Pellegrini. Consigliere Pellegrini, fa lo scrutatore. Consigliera Mizzau. Consigliera Santoiemma. Abbiamo un verbale da ratificare, il verbale numero 108. Non ci sono interventi, lo diamo per ratificato. Passiamo quindi alla discussione dei punti scritti all'ordine del giorno, iscrizione dell'associazione sportiva dilettantistica San all'albo delle associazioni zonali, verrà iscritta al numero 202. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Iscrizione dell'associazione Rosa Spinto all'albo zonale delle associazioni. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto successivo. Approvazione delle iniziative presentate dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Campo Ryu Dojo Milano per la realizzazione del progetto denominato Corso di Difesa Personale per Donne. Circolo Allianz, sezione marciatori, per la realizzazione dell'iniziativa denominata Terza Camminata tra il Verde e gli Orti. Confido la parola al Presidente della Commissione Sport e Tempo Libero, Gianfranco Tucci. Grazie, buonasera. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi in data 21 febbraio 2014, ha esaminato le proposte pervenute dalle associazioni sottoriportate, approvandole tutte a maggioranza. 1. ASD Seido Kenpo Ryu Dojo di Milano,
organizza la terza edizione del corso di difesa personale per donne. Il progetto si articola in 10 lezioni che si terranno presso la palestra della scuola Cesari. Il corso si terrà nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 19 alle ore 21 a partire dal giorno 8 aprile 2014. La Commissione, ritenendo valida l'iniziativa, concede un finanziamento MAP di euro 500. La seconda iniziativa, Circolo Alliance Sezione dei Marciatori. Il Circolo Alliance Sezione dei Marciatori organizza la terza camminata tra il verde e gli orti Confido, manifestazione ludico-motorio di 5 e 12 km che si terrà presso il centro ex Paolo Pini in data domenica 6 luglio 2014. Il ritrovo per i partecipanti è alle 7.15 presso il Circolo Arci Grossoni. La Commissione, ritenendo valida la manifestazione, concede patrocinio gratuito. Voglia pertanto codesto onorevole consiglio approvare le iniziative sopra descritte. Grazie. Consigliere De Lorenzo. Il Circolo Alliance non ha chiesto un contributo, ha chiesto solamente il patrocinio gratuito. Presidente Tucci. Grazie, sì, questa associazione non chiede mai un finanziamento in quanto ha una serie di sponsor e quindi chiede solo il patrocinio gratuito, ma perché vuole anche avere il nostro logo come istituzione. Se non ci sono altri interventi, mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 24, favorevoli 24, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 4, approvazione delle iniziative presentate da Scuola di Arti Circensi Teatrali per la realizzazione dell'evento denominato Festa della Donna, Associazione di Volontariato Camminante per la realizzazione del progetto denominato Il Mago di Oz. La parola alla Presidente della Commissione Polo Multifunzionale Zonale Santo Iemma. Grazie Presidente. Onorevole Consiglio, la Commissione Polo Multifunzionale Zonale, riunitasi in data 19 febbraio 2014, ha esaminato le richieste che seguono. Associazione Culturale Milano Clown Festival, l'associazione propone la realizzazione di un doppio spettacolo all'interno del CAM di Via Cirié, denominato le migliori attrazioni internazionali del Milano Clown Festival 2014 al CAM, aperto e rivolto a tutte le famiglie del quartiere con l'intento di favorire l'aggregazione e la partecipazione sociale. Gli spettacoli saranno a titolo gratuito e aperti a tutta la cittadinanza. Il primo spettacolo, denominato Concertinas, sarà realizzato dai migliori interpreti del nuovo circo surreale francese per la prima volta in Italia. Il secondo spettacolo, denominato Clown Nostalgie, ripercorrerà le figure clownesche classiche tratte da Arrivano i Clown di Tristan Remy. La Commissione a maggioranza approva di realizzare il primo spettacolo denominato Concertinas il giorno 8 marzo 2014 in orario da definire presso il teatrino del CAM Cirié in occasione della Festa della Donna e di realizzare il secondo spettacolo denominato Clown Nostalgie in un altro sabato del mese di marzo presso il teatrino del CAM Cirié in data e l'orario da stabilire. La Commissione, dopo una serie di delucidazioni fornite dal Presidente dell'Associazione, decide a maggioranza di accogliere la richiesta dell'Associazione per la realizzazione del progetto di teatro creativo sopra descritto di concedere il finanziamento MAP di euro 650. Associazione di Volontariato Camminante. L'Associazione di Volontariato Camminante propone di la realizzazione di un laboratorio di teatro creativo con tecniche specifiche di drammaterapia presso il CAM Cirié.
Il progetto denominato Mago di Oz è destinato a cittadini adulti che afferiscono a vario titolo al CAM di Viacerie e si svolgerà con un incontro settimanale dalle 17 alle 18.30 per 15 incontri a cominciare dal mese di marzo con data da stabilirsi. Gli obiettivi del laboratorio sono i seguenti: esplorare una nuova metodologia creativa, favorire la socializzazione e stimolare la comunicazione attraverso le tecniche teatrali specifiche della drammaterapia, voci, improvvisazioni, azioni sceniche, stimolare la creatività e l'espressività attraverso la condivisione e la creazione di nuovi linguaggi comuni, facilitare l'emergere di pensieri ed emozioni creando un setting progetto, setting protetto, un'atmosfera serena in modo da rendere i partecipanti liberi di esprimere e riconoscere se stessi le proprie emozioni, mettersi in gioco anche attraverso l'azione teatrale, sperimentare nuovi e diversi punti di vista sul mondo e sulle cose. Gli obiettivi specifici del laboratorio sono i seguenti: ritrovare uno spazio di intrattenimento riconosciuto come luogo importante per la propria crescita personale, sperimentare un lavoro su storie proprie ed altrui, a partire da racconti, foto, episodi, immagini, poesie, sperimentare ruoli diversi da quelli del proprio quotidiano, dando alle persone l'opportunità di rappresentare personaggi anche molto diversi da loro, lavorare su ricordi propri ed altri ed elaborarli in modo creativo attraverso la distanza drammatica. La commissione, dopo una serie di delucidazioni fornite dalla referente dell'associazione, decide a maggioranza di accogliere la richiesta dell'associazione per la realizzazione del progetto di teatro creativo sopra descritto, di concedere un finanziamento MAP di 1.200 euro. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare iniziative sopra descritte. Grazie. Grazie. Consigliere capogruppo Pere. Grazie Presidente. Mi scuso per la voce. Non sono presente in commissione PMZ purtroppo, e vorrei avere qualche delucidazione maggiore da parte della Presidente sui motivi che hanno portato a scegliere l'associazione dei PIC, se non sbaglio, per lo svolgimento di iniziative per la festa della donna. Vorrei capire da dove proviene questa richiesta, le motivazioni che hanno scelto proprio questa particolare attività per celebrare una giornata comunque importante. Premetto che noi comunque chiederemo, Presidente, la votazione per parti separate delle due iniziative. Vorrei poi inoltre chiedere, dato che l'iniziativa è stata presentata in data 18/2, si svolgerà praticamente a breve, fra pochissimi giorni, noi andiamo a spendere delle risorse, 650 euro, se ci sarà tempo anche per la pubblicizzazione necessaria di questa iniziativa, e per non rischiare che poi le risorse vengano sprecate. Grazie. Prima di dare la risposta, capogruppo La Terza. Sì, grazie. Non so, Presidente Uguccioni, volevo chiedere una cosa. Dato che più volte nelle commissioni si è parlato dell'Associazione Culturale Milano Clown Festival, e anche in commissione stessa credo il presidente o comunque insomma la persona che la rappresentava ha detto che anche iniziative vengono presentate al comune, includendo anche iniziative come questa, e non so, io sarei curioso di vedere, nel senso, lo so che la curiosità potrei soddisfarla io andando a vedere gli atti, però visto che è qualcosa su cui delibera il Consiglio di zona, noi potremmo fare almeno nel passato questi controlli, cioè se almeno quello che viene presentato al Comune come progetto viene specificato che il tal progetto è stato finanziato già dal Consiglio di zona 9, sicuramente arricchisce l'intera offerta, però diciamo per trasparenza bisognerebbe accertarsi, almeno come Consiglio di zona, che quando viene presentata al Comune viene specificato che quella determinata iniziativa è fatta diciamo con il patrocinio piuttosto che con la sponsorizzazione del Consiglio di zona 9. Se, non so, se può darmi delle delucidazioni in merito, grazie. Presidente Tucci. Sì, grazie. No, stavo cercando tra la mia posta ma non riesco a trovarla per la fretta che ho di trovarla. La documentazione in merito alla commissione che ho tenuto sulle manifestazioni del Carnevale.
Ricordo che tra la documentazione c'era una integrazione alla richiesta già presentata, sempre di un'iniziativa da tenersi al CAM. Era un'integrazione a quanto già depositato e protocollato, se non vado male con la memoria, credo che fosse il 14 di gennaio il primo protocollo, e l'integrazione si faceva riferimento al 14 gennaio. Ricordo anche che in commissione io dissi che nel momento in cui questa associazione per il carnevale prendeva soldi anche dalla regione, quindi da altri enti, e non essendo possibile sostenerla anche con i soldi del Consiglio di zona, la dico così per capirci, quella iniziativa non sarebbe stata presa in considerazione proprio per questa anomalia nel poterla finanziare. Quindi credo che la stessa cosa valga anche per questa, almeno penso, e l'altra questione è: se già c'era stata un'integrazione alla richiesta del 14 gennaio, che era più o meno la simile, perché ricordo a grandi linee qualche cosa di quello che c'è scritto qua sopra, credo che questa protocollata il 18 di febbraio, e siccome nella commissione era venuta fuori tutta la discussione sui 45 giorni e quant'altro, oggi ci troviamo a dover deliberare una iniziativa di un'associazione, al di là del 18 di febbraio, che secondo me, finché non viene definita la cosa dei 45 giorni, va bene e non è quello il problema, sia chiaro, e quindi ci sta, perché non c'è ancora niente di definitivo. Ma la cosa che io domando, però la cosa che io domando è se il discorso di prendere altri finanziamenti anche da altri enti, come può essere la regione, il comune e così via, valga solo per alcune iniziative e per altre no. Se in questo caso è fattibile, e se c'è chi mi può dare una risposta, io sono felice di poterla anche... Ah, c'è il direttore di settore? Per cui stavo dicendo che le iniziative di associazioni che chiedono anche il sostegno ad altri enti, quindi la regione, il comune, la provincia e così via... Sì, ma siccome noi non l'abbiamo deliberata l'iniziativa del carnevale, se io chiedo per il carnevale o per fare il gioco delle biglie il sostegno economico alla regione, non posso chiederlo alla zona, giusto? Se è così, io chiedo se questa associazione, è come sempre stato, io chiedo se questa associazione avrà fatto richiesta di altri, non lo so, magari non l'ha fatta per questo, però è giusto per capire perché c'era un'integrazione alla commissione sport sul carnevale riferita al 14 gennaio. Oggi c'è questa, quindi è solo per capire, quindi in modo tale che poi sui 45 giorni per me finché va bene. Anzi, io penso che in questa fase qualsiasi cosa arriva anche fuori dai 45 giorni siano tutte da prendere in considerazione. Grazie. Se non ci sono altri interventi, prima di dare la parola alla Presidente Santoiemma, dà la parola al Direttore di Settore. Sì, grazie, buonasera a tutti. Rispetto al quesito posto dal Presidente Tucci, indipendentemente dalla natura di altri finanziamenti, l'importante è che il singolo evento, che in questo caso è oggetto della deliberazione, ovviamente non sia oggetto di altri finanziamenti da parte di altri soggetti. Questa è l'unica cosa che è veramente importante ed è l'unica cosa che ci deve interessare. Assolutamente, cioè, le verifiche saranno fatte, ci mancherebbe pure. Sì. Non stipuliamo il contratto. Cioè, no, anche se deliberiamo stasera. Certo, io non posso mica incaricare un'associazione di svolgere un servizio che poi scopro essere già stato oggetto di un contributo, magari di altri soggetti, oppure addirittura essere stato incaricato da parte di altri soggetti. Assolutamente. Consigliere, capogruppo La Terza ha risposto in parte al quesito, il direttore,
quindi sulla necessità di verificare se ricevono contributi da altri enti. O vuole? No, dico, ho trovato proprio ora una determina, la 165 del 2013, se vuol prendere nota, che mi sembra deliberi 20.000 euro per l'associazione, quindi, però vabbè. No, però è da vedere appunto. Il titolo è con partecipazione alla realizzazione della manifestazione Milano, però è la manifestazione Milano Clown Festival. In programma dal 13 al 16 febbraio 2013-2012. Sì, allora, scusate, un po' di chiarezza. Anche quest'anno è stata fatta una delibera a livello comunale per quanto riguarda le iniziative cittadine del carnevale, e anche quest'anno l'associazione ha preso prenderà dei fondi per la realizzazione del carnevale ambrosiano su tutto il territorio. Motivo per cui con noi non quella, fa di questa iniziativa di cui stiamo parlando adesso, infatti, è un'altra cosa. Ma siccome probabilmente, cioè, nel senso, possiamo verificare che non sia, perché comunque nella determina non ci sarà, quindi bisognerà vedere i dettagli del progetto. Quindi, su questo possiamo controllare che questa iniziativa non sia presente nel Milano Clown Festival? Allora, io ridò la parola al direttore di settore. Mi sembra però che con l'intervento precedente abbia chiarito che prima di stipulare il contratto gli uffici dovranno verificare che questa iniziativa non sia finanziata da altri fondi, compreso quello del comune piuttosto che la regione o altri enti pubblici. Dottor Seris. Sì, allora senz'altro prima di procedere alla stipulazione del contratto chiederemo al settore che è competente per l'erogazione del finanziamento di cui si parlava, che ci sarà anche per il 2014, chiederemo che in effetti il dettaglio dell'iniziativa che è oggetto della presente deliberazione non rientri in alcun modo tra le iniziative che hanno avuto il finanziamento da parte del settore, credo che sia lo settore sport. Consigliere De Lorenzo. Ovviamente il consigliere da terza diceva che in teoria chi prende una contribuzione del consiglio di zona per qualunque iniziativa, ma prende già a monte in quest'anno contributi da parte del comune per altre iniziative, cioè non dovrebbe prendere contributi all'interno dello stesso consiglio di zona, cioè mi sembra un po' fuori dal normale, dicendo che un'associazione prende già dei contributi a livello comunale, regionale, di una certa sostanza per fare altre iniziative, e prende anche dei contributi per un'altra iniziativa in zona. Cioè, mi sembra che sia un po' la discrasia su questa roba qua, secondo me. Grazie. Dottor Seris. Allora, al di là della valutazione di merito, che ovviamente non mi spetta, intanto vorrei evidenziare che stiamo parlando di affidamento di servizi. Mi scusi, consigliere. Stiamo parlando di affidamento di servizi, soprattutto nel caso dell'amministrazione centrale, non stiamo parlando di contributi. Per sciogliere però il nodo e per fare un po' di chiarezza rispetto a questo tema, la riflessione va fatta in questi termini, ovvero il fatto che un'associazione dal punto di vista tecnico non possa ricevere contributi, se già riceve contributi da un altro soggetto, evidentemente risiede nel fatto che la stessa somma non può essere data da due soggetti, perché altrimenti vi sarebbe un arricchimento in debito. Non stiamo parlando di questo caso, stiamo parlando di una delibera della giunta comunale che ha individuato delle risorse da destinare all'amministrazione per l'organizzazione delle manifestazioni legate al carnevale, che prevede finanziamenti che vadano alle zone che potranno utilizzarli per come voi avete già deciso di fare con una delibera già discussa in precedenza, e destinando somme per l'affidamento di un servizio che è quello della realizzazione del carnevale al Milano, a questa associazione sostanzialmente, individuando una certa somma che evidentemente non è un contributo, è una richiesta di realizzazione di un evento il quale ha un programma ben definito. Ora, è molto importante chiarire, e questo va detto, che in quell'elenco
di attività finanziate dall'amministrazione centrale non rientri assolutamente l'iniziativa che sta deliberando oggi il Consiglio di zona, ma questo non perché nel merito non è opportuno finanziare una, in zona un'associazione che viene già finanziata dall'amministrazione centrale, questa valutazione la lascio a voi, ma è importante per me che dal punto di vista tecnico quella stessa somma non sia finanziata due volte, perché altrimenti ci sarebbe un arricchimento in debito in capo all'associazione e un danno erariale in capo all'amministrazione. Consigliere La Terza. Mi sembra che sia stato sufficientemente chiaro. Sì, sì, allora ringrazio il direttore Seris che ha chiarito perfettamente, però volevo precisare perché diciamo che l'intervento di De Lorenzo ha erroneamente interpretato la mia richiesta, perché io non ho nulla in contrario che un'associazione sia finanziata sia dal comune che dal consiglio di zona. L'importante è che le iniziative siano ben distinte e che quindi, che so, l'iniziativa che viene fatta al CAM di Via Cirié non serve, non venga messa diciamo non venga presentata al comune per arricchire la proposta. Tutto qui, grazie. Perfetto, presidente Santoiella. Io rispondo semplicemente che a dicembre al CAM è stato fatto per la prima volta lo spettacolo del Milano Clown Festival. Gli utenti sono rimasti così entusiasti dell'iniziativa che il giorno dopo mi hanno chiamato e mi ha scritto, perché è stato uno spettacolo partecipato e sono stati felicissimi di partecipare. Sì, infatti. E mi hanno chiesto di ripetere l'evento, perché comunque il Milan Clown Festival spesso lui comunque è stato sempre a pagamento. Io so che lui è stato per partecipare alle loro manifestazioni bisognava pagare quando non era finanziato dal comune o dalla regione, quindi costava parecchio. Al CAM sono rimasti felici perché era gratis e potevano partecipare a un evento così di alta qualità. Quindi per la festa della donna ho pensato di replicare l'evento, semplicemente così. E queste le concertinas sono circense, tutte donne, sono delle donne che fanno attività di circo, ecco perché ho pensato il 9 di, l'8 di marzo di farlo al CAM Cirié. E poi il secondo spettacolo sarà invece uno spettacolo fatto proprio dalla Milan Clown Festival. Proprio dal Milano, da accattato. Quindi se non, io penso che se noi non votiamo questa delibera facciamo un dispetto agli utenti, ai bambini che hanno partecipato a dicembre all'iniziativa, che non potranno partecipare di nuovo a marzo e poi in seguito al secondo spettacolo. Grazie. Consigliere Gesmondo. No. La febbre. No. Scusi, niente. Capogruppo Viganò? Sì, anche in considerazione delle spiegazioni che ha dato il direttore di settore, che credo verificherà e ha spiegato credo abbastanza in maniera chiara quale sia la differenza che c'è in questo caso ed eventuali altri finanziamenti che questa associazione prende o riceve comunque dall'amministrazione comunale, io credo che indipendentemente dal giudizio che noi possiamo dare dal signor Maurizio Cattato, che spesso viene in consiglio ed è sicuramente un personaggio particolare, nel senso che molte volte si pone anche nei confronti nostri quando viene qui a farci le richieste in modo abbastanza singolare e a volte presuntuoso e indisponente. Credo che però sulle sue qualità e capacità di offrire uno spettacolo di alto livello sulla sua professionalità non possono essere avanzati dubbi, quindi fermo restando le verifiche che il direttore di settore farà puntualmente e le farà
perché poi è lui che risponde se c'è qualcosa che non funziona, per cui non credo che sia tanto ingenuo da o sprovveduto da dare il nulla osta a cose che vanno fuori dalle norme attuali. Tenuto conto di tutto questo, il nostro gruppo voterà a favore di questa iniziativa. Grazie. Grazie, se non ci sono interventi mettiamo in votazione per parti separate così come richiesto. Stiamo mettendo in votazione la prima iniziativa. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 10. Approvato. Mettiamo in votazione la seconda iniziativa. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 29, favorevoli 28, contrari 0, astenuti 1. Approvato. Mettiamo in votazione l'intera delibera. Siamo in fase di votazione dell'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 28, favorevoli 21, contrari 0, astenuti 7. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto numero 5. Approvazione dell'iniziativa presentata dall'Associazione Culturale Osvaldo Muratori per la realizzazione della 10ª edizione della manifestazione intitolata Festa Popolare, una finestra sul mondo. La parola al Presidente della Commissione Commercio, Attività Produttive, Quattro Ciocchi. Allora, la Commissione Commercio ed Attività Produttive, riunitasi il giorno 24 febbraio 2014, ha approvato a maggioranza la richiesta formulata dall'Associazione Culturale Osvaldo Muratori per l'organizzazione della festa popolare, manifestazione chiamata Una Finestra sul Mondo. L'iniziativa si svolgerà presso il Parco Savarino, ex Bassi ad Ergano, dal 22 maggio al 2 giugno 2014. Il tema e filo conduttore della festa sarà quello della multiculturalità e coesione tra i popoli, attraverso un percorso articolato di incontri, eventi, dibattiti e aggregazione per grandi bambini. Nel programma saranno ospitate le associazioni di volontariato della zona, che promuoveranno le loro attività. Inoltre si svilupperanno eventi come il concorso letterario Andreas Bianchi, promosso dall'Associazione La Tenda, una serata dedicata alla resistenza e alla liberazione del nazifascismo in collaborazione con l'ANPI, un festival di danze popolari del mondo con tango argentino, flamenco e molte altre iniziative. Pertanto, in considerazione dell'ottima articolata proposta pervenuta, considerando anche la gratuità per l'accesso all'area, si concede il patrocinio gratuito e l'utilizzo a totale scorpo dell'occupazione del suolo pubblico del fondo compensativo COSAP, nei limiti di disponibilità in carico ad oggi in 09. Voglio pertanto codesto onorevole consiglio approvare l'iniziativa sopra descritta. Niente, volevo aggiungere un paio di cose. La prima è che questa è un'iniziativa che si è sviluppata negli anni, ormai è consuetudine all'interno della zona 9, in particolare della zona d'Ergano, è molto partecipata, ci sono tantissime attività di ogni genere e quindi è meritoria di attenzione da parte di un'istituzione come Consiglio di Zona, con il quale c'è una buona collaborazione. Voglio avvisarvi che è arrivato c'è stato il fondo COSAP nella zona, l'ho detto ieri in commissione. In questi giorni sono arrivati 3.180 euro come fondo COSAP ed è un primo step che ci viene dato come commissione.
come commissione e come consiglio, quindi abbiamo questa piccola quota che speriamo sia solamente iniziale, auspicando che sia integrata a breve dal consiglio comunale. Presidente Meroni. Grazie, volevo solamente comunicare che non parteciperò al voto in quanto faccio parte dell'associazione. Consigliere Esposito. Grazie. Niente da dire su questa iniziativa che si ripropone di anno in anno. Ringrazio il Presidente che ci ha aggiornato sulla disponibilità che abbiamo per quanto concerne il fondo compensativo COSAP e ho colto il suo intervento proprio per proporre un emendamento alla proposta di delibera, cioè un emendamento che miri a contenere l'esborso che la zona dovrà sostenere per sostenere l'occupazione del suolo pubblico. Qui viene richiesta l'adesione a un patrocinio gratuito e un utilizzo a totale scorporo. Io propongo un parziale scorporo e fino a un importo massimo di 1.000 euro. Quindi l'emendamento proprio tecnicamente recita: nel penultimo capoverso sostituire totale con parziale ed aggiungere al termine della frase "e comunque fino ad un importo massimo di 1.000 euro. Questo perché verosimilmente, tenendo in considerazione le cifre che girano e anche sulla scorta dell'esperienza pregressa degli anni scorsi ci sarebbe il serio rischio di vedersi assorbita l'intera cifra nell'attuale disponibilità della zona. Grazie consigliere Esposito. Se non ci sono altri interventi, Presidente Quattrociocchi. Sì, accolgo l'emendamento di Esposito e va bene. Mettiamo quindi mi piace. In votazione l'emendamento. Posso dare giudizio positivo? Mettiamo in votazione l'emendamento Esposito. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 30, contrari 0, astenuti 1. Mettiamo in votazione la delibera come emendata. Erano due bianchi però, eh. Come la misura? I bianchi erano due. Uno. Sì, io leggo i dati che mi vengono trascritti sul display e quelli che vengono stampati mi dicono uno. Stiamo votando l'intera delibera. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 23, contrari 1, astenuti 7. Approvato. Mettiamo in votazione l'immediata eseguibilità. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 22, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 0. Approvato. Passiamo al punto successivo, punto numero 6. Osservazioni inerenti alla riqualificazione dell'area tra le vie Pollini e Pianel. La parola al Presidente della Commissione Ambiente, Motta. Grazie Presidente. Le Commissioni Ambiente e Territorio, riunitesi congiuntamente l'11 febbraio, hanno preso in esame la petizione fatta pervenire dal Comitato Cittadini Segnano, con la quale si richiede la qualificazione dell'area sita tra le vie Pollini e Pianel, oggi in cattivo stato manutentivo.
Le commissioni hanno valutato positivamente la richiesta formulata dai cittadini, che individua una serie di interventi di riqualificazione della via e del giardino. A titolo esemplificativo si allega un'ipotesi di sistemazione. Inoltre, avendo preso atto che l'amministrazione sta predisponendo gli atti necessari a stralciare il progetto di parcheggio interrato sulla medesima area e che quindi tale area non sarà più interessata da progetti di opere che ne modificano la destinazione sia nel sottosuolo che parzialmente in superficie, valutano positivamente la predisposizione di una progettazione integrata dell'area volta a migliorare, volta al migliore utilizzo per i cittadini. Pertanto a maggioranza si chiede all'amministrazione centrale di predisporre un progetto unitario che preveda la sistemazione della carreggiata di via Pollini, buche, tombini e quant'altro, e sia consentita la sosta regolamentata con creazione di opportuni marciapiedi. Preveda la riqualificazione dello spazio verde posto tra le vie Pianne e le Pollini, con previsione di un'area gioco attrezzata, percorsi pedonali ed eventualmente area cani. Si veda il progetto indicativo allegato. E venga potenziata l'illuminazione pubblica su tutta l'area verde e sulla via Pollini. Grazie. Grazie, Presidente Motta. Mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 33, contrari 0, astenuti 0, approvato. Passiamo al punto numero 7, nomina del rappresentante del Consiglio di zona 9 all'interno del centro diurno per disabili di via Bernardino da Novate 4. Si presenta come proposta il consigliere Giancarlo Crippa. Ricordo che non è l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno perché ha raggiunto le firme necessarie per essere discussa la mozione presentata in apertura di consiglio dalla consigliera Mizzau. Siamo in votazione, chiudiamo la votazione. Presenti 32, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 1, approvato. Passiamo quindi alla mozione relativa alle linee di superficie ATM. La parola alla proponente, prima firmataria, Mizzau. La diamo per letta perché siamo così in tempi brevi questa sera e poi dopo anche le comunicazioni del Presidente Simi, mi sembra che non ci sia null'altro da aggiungere, grazie. Grazie, consigliera Mizzau. Capogruppo Perego. Sì, grazie Presidente. Senz'altro condividiamo quanto scritto dalla consigliera Mizzau, però sinceramente troviamo ridicolo dover presentare queste mozioni. Noi stiamo ancora aspettando che il Comune, AMAT, ATM vengano in consiglio di zona per poterci confrontare ancora non tanto sulle modifiche fatte in occasione della prima inaugurazione della Lilla, ma addirittura ancora le modifiche fatte in inaugurazione della M3. Questa continua e sconsiderata mancanza di considerazione, scusate la ripetizione, nei confronti del consiglio di zona da parte della giunta comunale, da parte dell'assessore, da parte dei settori tecnici competenti è oltremodo scandalosa, e soprattutto il dover presentare una mozione certifica ancora assoluta inconsistenza da parte sia del Presidente Simi che, che di lei Presidente Guccioni nel farsi pesare presso l'amministrazione comunale per poter far ascoltare la nostra voce. Voteremo comunque a favore di questa mozione. Capogruppo Fede Pellone. Grazie Presidente. Allora,
volevo dire che anche noi votiamo favorevolmente, non capiamo perché si deve fare una mozione. La mozione la facciamo noi dell'opposizione e cerchiamo che voi le votiate come maggioranza, ma voi potete fare o delle delibere oppure fare pressione sui vostri assessori, però noi voteremo questa mozione. Capogruppo Indovino. Salve. Ma io salve perché è la prima volta che fanno. Buona serata a tutti. No, scusate, no, adesso a parte gli scherzi. No, io vorrei dire questo. Sapete che sono, cerco di essere sempre il più onesto possibile. Dalla mozione mi sembra evidente che ci sia un problema, perché c'era stato detto, come c'è scritto sulla mozione, che i tecnici sarebbero venuti a discutere con noi prima delle modifiche, e invece in particolare ATM pare che abbia dato un'accelerata. Vorrei anche che vi metteste d'accordo con voi stessi, nel senso che quando non, diciamo, siamo troppo poco severi con l'amministrazione non va bene perché siamo troppo accomodanti. Quando cerchiamo di sviluppare una dialettica istituzionale che si fa con una mozione, quindi apprezzo il fatto che la votiate, questo dice dalla vostra, insomma, correttezza anche istituzionale. Una cosa di questo genere non si fa con una delibera, facendola passare dalla commissione, dato che già la commissione aveva discusso del fatto che i tecnici dovessero venire qui, e invece c'è bisogno di un atto di indirizzo più forte del consiglio di zona, anche di questa maggioranza, che chiede con forza che ci sia un'attenzione maggiore rispetto al tema A, del rispetto che ci vuole per l'istituzione del consiglio di zona e del decentramento, B, rispetto a un tema delicato come quello del trasporto pubblico, soprattutto in periferia, che riguarda in particolare le fasce di popolazione più deboli. Cioè, dico solo questo perché così ci chiariamo sul senso della mozione. Grazie. Grazie capogruppo Indovino. Consigliere De Lorenzo. Sì, no, capisco il panegirico del capogruppo che ha messo la sciolina su quel pastelli sul vetro, perché non sa più da che parte aggrapparsi per dire queste cose. Ma la cosa devastante è che il teatro dell'assurdo di Pirandello in confronto era una cosa razionale, perché siamo al 27 allora, cazzo. Siamo al 27 di febbraio. Tra due giorni parte la metropolitana e noi siamo qua a fare una mozione perché non ci va bene, non ci hanno spiegato come passeranno le prossime linee in superficie. Ma dai, ma fate ridere, cambia. Mettiamo in votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 27, contrari 1, astenuti 3. Ma nell'animo chi non ho ancora. Ma chi è che sta votando? Allora, Rossi. Un attimo. Tiene, cioè, ha chiuso la votazione. Allora, chiedo agli scrutatori di prendere atto della comunicazione del consigliere Rossi, che ha votato rosso per errore, dichiara, e mettiamola a verbale, la votazione a favore. Presenti 31, favorevoli 27 più il consigliere sbadato Rossi. Quindi 28, contrari 1, astenuti 3, approvato. Era l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, la riunione dei capigruppo l'abbiamo fatta la volta scorsa. Il prossimo consiglio è il giorno 13 marzo, il giorno 6 invece non ci sarà seduta di consiglio. Rettifico la lettura della votazione precedente, ovviamente visto che il consigliere Rossi ha votato a favore, nessuno risulta contrario.
certo.